Buongiorno amici di foodandbeer.it, quest'oggi per la seconda video recensione vi presenterò un'altra birra sempre della Samuel Smith. Questa volta si tratta della Samuel Smith Pale Ale. In realtà con questa birra bisognerebbe parlare di Organic Pale Ale. Infatti, come la birra precedente, sempre della Samuel Smith, anche lei è ottenuta da ingredienti che hanno ricevuto la certificazione biologica come prodotto. Questa birra, come anche la sua sorella precedentemente descritta, è in un formato da mezzo litro, anzi per essere precisi 550 millilitri. A differenza di molte pale ale, questa Organic Pale Ale, come potete vedere, ha un colore molto scuro. Adesso lasciamo perdere la schiuma che ho esagerato io nel versare la birra in questo modo, ma del resto con una mano tenere la fotocamera e con l'altra tenere la birra è abbastanza difficile. Però potete vedere appunto che è un colore quasi rossiccio, diciamo, anzi è un rossiccio ambrato di buona trasparenza con una schiuma che adesso la luce non è proprio il massimo, però anche lei è giallina se non tendente al crema. Come potete notare, anche dopo averla versata la schiuma rimane, quindi è una schiuma duratura molto compatta anche nell'aspetto, si vede che è soffice e, se notate, rimane comunque attaccata molto al bordo del bicchiere. Cosa dire quindi di questa birra? Probabilmente chi si aspettava una classica pale ale tipo la Sierra Nevada ne rimarrà deluso, perché non è amaricante, non è citrica, non ha tutte quelle caratteristiche di freschezza che hanno le altre. Ma del resto la Samuel Smith ci aveva già abituato a queste variazioni sul tema. In un articolo ve ne avevo già parlato, tra l'altro, della Old Brewery Pale Ale, che era però, a differenza di questa, ancora più carica, ancora più snaturata, perché era anche più scura nel colore e si sentiva praticamente solo il malto. Qui invece, per fortuna, un po' di luppolo c'è, c'ha il giusto amaro. E alla fine è una birra che sta bene a tavola, riesce ad accompagnare, non dico il pesce perché secondo me è un po' troppo carica di malto, però ad esempio si può mangiare con della carne bianca, del pollo magari fatto al curry, oppure anche una torta di verdure con un pochino di carne. Servitela a circa 5 gradi, il bicchiere è questo qua, fatto a cono così, e lei appunto come gradazione alcolica non è molto alta, potete appunto vedere che si tratta di 5 gradi anche qui. Una buona birra, una birreria appunto di cui vi ho già parlato bene e che vi consiglio di approfondire come conoscenza.